Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui giocheremo al terzo, faremo il terzo episodio di Watch Dogs. Allora, cosa ho fatto rispetto al secondo che è andato abbastanza male? Innanzitutto ho aggiornato i driver della scheda video e sto usando un programma per Game Booster, penso che lo conoscete, che secondo me non fa un cazzo, però ci proviamo. Proviamo a giocare e vediamo come va questo episodio. Allora, avevamo lasciato il secondo episodio. Intanto vado a prendere sempre la stessa auto che ormai mi sono affezionato. Avevamo lasciato che avevamo finito la missione dove praticamente avevamo aiutato la sorella del nostro, la nostra sorella. Avevamo bloccato uno che la chiamava con l'anonimo e niente. Adesso siamo qui, non ricordo bene la chiamata perché c'è stato il problema che laggava il tutto, quindi non riesco a ricordare bene. Comunque seguiamo il segnalino nella mappa. Allora, non voglio parlare assai, ma prima sensazione sembra lagga sempre un pochettino, però rispetto a prima forse un po' meno. Vediamo, non voglio parlare assai, vediamo giocando, man mano che andiamo a giocare. Ok, intanto sempre col mio macchinone andiamo per la via della città. Siamo in autostrada. Ok, la mappa sembra abbastanza grande. Almeno, ancora non abbiamo fatto un cazzo, quindi non so dirvi bene. Però mi dà l'impressione cazzo sbagliato. Fanculo. Ok, andiamo. Ok, siamo arrivati. Parcheggiamo da buoni cittadini. Che parcheggio, guardate che precisione ragazzi, non ho sbattuto di un niente. Ok, andiamo. Acquista il fucile d'assalto. Dove? Qui dentro? Sì. Ah, questo sembra una specie di ammunition praticamente. Quindi andiamo, benvenuto, grazie. Fucili d'assalto. Quale compriamo? Tanto io quanti soldi ho? Dove lo vedo quanto? Ah, ok, portafoglio. Vabbè, là compriamo questo, il più economico, ragazzi. Ok, l'abbiamo acquistato, quindi posso anche uscire, no? Nelle ultime settimane i centri CTO di Chicago hanno aumentato la sicurezza. Che cazzo. A causa di numerosi attacchi del gruppo di hacker DedSec, la portavoce della Bloom, Charlotte Gardner, ha risposto alle nostre domande. La sicurezza è fondamentale, quindi abbiamo arruolato della sicurezza privata. Le ogni cene sono tutte le adesso della regione, vabbè ragazzi, mi cazzo. Ma signorina, i Gardner del tutorial dell'ordine di cui parla sono mercenari. Molti hanno la felina penale sporca. E cazzo, adesso si ferma la mano. Vabbè, mettiamo il segnalino. Ok, avanziamo. Intanto io hackerò i semafori, non mi hai fatto un cazzo tanto anche se... Ok ragazzi, diciamo che se va così il gioco, anzi va di lusso. Così proprio è giocabile. Dobbiamo vedere perché forse per ora non c'è nessuna missione, quindi va bene. Speriamo vada così sempre. Connettività a corto raggio. Ok, no, sicurezza non scherza, devo accedere. Troverò chi minaccia là. La mia famiglia, voglio il nome della voce al telefono. Questa è zona vietata, ok. Ok, ho sbloccato la porta. Porca porca, come cazzo? Ah, ok.
Insomma, guardia con il codice d'accesso. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok, quella guardia mi vede. Io non so come cazzo devo fare. È un problema. Ok, l'abbiamo neutralizzato. Quindi andiamo avanti. Cazzo, quello mi vede però. Vediamo se riesco a salire. Perfetto. Ok, così ci vado alle spalle, cazzo, là ce n'è uno. Ok, è pieno. Ok. Merda. Ok, avvicinati. Perfetto, ragazzi. Questo sono anni e anni di Assassin's Creed. Ok, stiamo neutralizzando man mano tutti. E va bene così. Ok, l'altro è lì dentro, eccolo, porca troia. Qui mi sa che mi vede. Porca troia. Porca troia, porca troia, porca troia. Corri, 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 corri. Ok. Io direi di tornare là, che c'era un ascensore. Almeno mi era parso di capire. Sì, infatti. Ah, ok. E chi ha fatto, scusa? Cioè, non ha risolto un cazzo. Colleghiamoci. Ah, ok, guardate dov'è. Ok, quindi. Ah, minchia, sono due. Una e uccisa due, ragazzi, che azione. Ok, perfetto. Aspetta, ma una volta che io li uccido non devo fare niente. Cioè, come la trovo? Cazzo, ce n'è una là. Ah, ce n'è una là. Non posso fare tipo un assassino in volo, no? Niente. Ok, praticamente devo provare a fare una cosa. Appena quello si gira, devo scendere immediatamente e andare a uccidere quello. Perfetto, tipo ora. Ok, perfetto. Ora che ho ucciso lui, devo avvicinarmi a quello. Vediamo. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ho ucciso a tutti. Quindi adesso che devo salire e andare a uccidere gli altri che si trovano. Uno là. Vediamo la telecamera. Allora, uno è là. E uno è là, perfetto. Quindi andiamo al riparo. Oh, this is perfect. Cazzo, sono più di uno. Io direi di scappare. Metterci qui. Ok.
Abbiamo fatto fuori uno, ma abbiamo allarmato gli altri. Porca troia. Quindi ora cosa? Cazzo. L'ho ucciso, ragazzi, quindi ne rimane solo uno. Come faccio a ricaricare nel frattempo? Ok, ragazzi, li ho messi nel culo. Ok, perfetto. Ho trovato quello con la telecamera, con quello che cercavo. Usa il codice di accesso per arrivare ai server. Ok, attira che cosa? Vabbè. Infiltrati. Ok, ragazzi, ci siamo. Inchia. Che c'è dopo? Sto cercando di capire cosa cazzo devo fare. Ah, ok, forse devo. Quindi una volta che è così io devo girare. Una volta che è così ho aperto il collegamento. Perfetto, ragazzi. Sono delle specie di labirinti, porca troia. Penso che ora siano lenti, ma poi lo voglio fare velocemente. Finiamo. Allora, andando così. Ok, uno, due e tre. Ragazzi, sono bravo. Troppo bravo, veramente. Ok, ho prendato videocamera. Quindi, sono riuscito ad accedere. Sono dentro. Ok, sempre la chiamata dell'hacker. Bad boy 17. Se parlo un pochino a bassa voce è perché è mezzanotte, quindi in casa dormono tutti. Almeno sembra di sì, non sono andato là dentro, però in genere stanno tutti a letto, quindi contengo un po' la voce. Ok. Qualcosa potrebbe farmi comodo. Trovo un giocatore da hackerare. Tieni d'occhio il traffico online, potrebbero esserci con i defizer. Sì, se io li vedo loro vedono me. Ok, devo andare, qui ho fatto abbastanza. Direi. Fammi intacciare la chiamata, ci sentiamo. Ok, ora penso che dovremmo uscire da qui. E qualcosa mi dice che non sarà per nulla semplice. Accesso al quartiere è sbloccato. Apri punto vulnerabilità. Ah, ok, ora. Io direi. No, nell'hacking no, già l'abbiamo fatto. Qualche cosa nella guida. Che già che mi funziona di merda. Lui è pure scarso. Quindi, ok, perfetto. Cosa è sbloccato? Disattiva automaticamente gli antifurti. Ah, ok, quindi ora non romperò più i vetri delle macchine per rubarle. Perfetto. Ok, arriva una chiamata. Ho bisogno di un favore. Ah, questo è quello che mi ha lasciato nella merda nella prima missione. Non mi dimentico di lui. Forte accordo con un cliente molto esigente. La storia è questa, anzi ho trovato Maurice che cercava di svignarsela dalla sua cameretta, quindi devo spostarlo. Ora potrei passare la patata bollente a te, visto che lui è un tuo problema, non è quello il mio stile. Pezzo di merda, l'altro giorno me l'hai lasciata invece. Ti scusi un ciò che inizio, tutto quello che ti chiedo? Va bene, ok, lo faccio. No, beh, non voglio costringerti, ma vaffanculo. Ho detto che lo faccio, esattamente di che si tratta? È una consegna, spostare un tizio che ci vuole, però ricorda che c'è in ballo la mia reputazione. Forse è una fortuna per avere il miglior autista di Chicago, allora è fortunato. Ok, ragazzi, niente, diciamo che è andata meglio rispetto al secondo episodio, funziona meglio, quindi Game Buster è ufficiale che fa qualcosa.
Niente ragazzi, posso terminare qui anche il terzo episodio di Watch Dogs, come avete capito sicuramente questi episodi che caricherò, quindi il primo, il secondo e il terzo, li ho fatti tutti di seguito, quindi è da una sera che gioco a Watch Dogs, non perché voglio fare i video, ma perché sinceramente il gioco mi piace talmente tanto che voglio giocarlo, quindi non potevo aspettare magari di passare 2 giorni per fare un secondo episodio. Ma siccome preferisco giocarci la prima volta registrando e quindi facendo vedere anche a voi, non mi va magari di giocarlo prima io facendomi un mio salvataggio e poi magari rigiocarlo tipo da dove ho lasciato il video, quindi rifare delle parti che già ho fatto, perché sarebbe noioso sia per me che per voi. E quindi niente, ho registrato tutto di seguito. Però per oggi penso di smettere, anche perché sono abbastanza stanco, mi si chiudono gli occhi, ho già registrato Combat Arms di pomeriggio, questi 3 episodi di Watch Dogs, quindi per oggi diciamo ho fatto abbastanza. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri episodi sia di Watch Dogs sia di altri giochi tipo Outlast, l'ultimo episodio che prima o poi giuro che faremo, che è quello di Slenderman. E niente, quindi iscrivetevi anche alla pagina Facebook che trovate sempre qui sotto in descrizione. Da Michele è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!